Le avventure di Asterix sono sempre eccezionali. Avevamo già parlato dell'avventura con Cleopatra e oggi parliamo, voglio ricordare un'altra avventura sempre piuttosto particolare, del resto quale di queste storie non lo è in fondo. E qui si parla di speculazioni edilizie, beh, non esattamente, però per intenderci, Asterix e il Regno degli Dèi. Intanto questo volume è nato l'anno in cui sono nata io e già questo ci lega. Questa che possiedo io è una ristampa del 1982, vedete che è in francese, Argue. Mi era stata regalata nella speranza di farmi detestare un po' meno quella lingua che all'epoca mi toccava studiare a scuola e non l'avevo presa proprio benissimo questa cosa. Primo giorno di scuola, prima media. Avvicinata dalla professoressa che tutta contenta mi guarda e dice: Oh cara bambina, ti piace il francese? Sei contenta di studiare? Ho risposto: No, sincerità, bocca della verità. Vi lascio immaginare la simpatia che costei ha maturato nei miei confronti. Ma veniamo a noi. Questa storia è divertentissima. C'è l'architetto con i suoi progetti, ci sono i nostri bravi irriducibili galli che vogliono evitare che la loro foresta venga trasformata in questa lottizzazione paurosa reclamizzata come il regno degli dèi, da cui il titolo. In pratica, Cesare vuole costruire una città, insomma un quartiere, dentro nella foresta dei nostri amici, nel tentativo di indurli a conformarsi, ad adeguarsi, cosa che noi sappiamo benissimo essere impossibile. L'architetto si chiama Angolacutus e si dà un grande da fare per tutta la storia. E fin dalle prime vignette viene subito messo a posto dal cagnolino di Asterix, Idefix, il quale gli azzanna al posteriore quando lo vede incidere la corteccia di un albero per segnare gli spazi, gli ingombri. Si sa che Idefix ama molto le piante. E questi invece vogliono disboscare tutto, altro che, perché devono appunto far sorgere questo quartierone megagalattico nel bel mezzo della foresta dei nostri eroi. Quindi tirano giù gli alberi, i quali misteriosamente ricrescono il mattino dopo con l'aiuto dei semi, perché c'è il druido Panoramix che se semina questi semi portentosi e fa impazzire i romani. C'è questo progetto fantastico, mirabolante, praticamente un insediamento in puro stile romano, da tipo residence di lusso nel mezzo della foresta dei nostri amici galli. Potete immaginare quanto poco costoro ne siano, entusiasti. D'altra parte, però, ci sono anche quei poveri schiavi che lavorano nel cantiere suddetto e quindi non è che si possano, ostacolare più di quel tanto, poverini, e sugli schiavi, come al solito, favolose. Vignette di contrattazioni, rivendicazioni quasi sindacali, un classico. Col capo degli schiavi che è una sagoma. Poi c'è anche la campagna pubblicitaria, altro tocco di gran classe, sono le consuete geniali trovate, no? Per cui sono lì in equilibrio perfetto tra l'anacronismo e invece la verosimiglianza storica, cioè ci sono questi volantini, si fa per dire, visto che sono scolpiti nella pietra, che vengono distribuiti ai potenziali clienti e per popolare al più presto questa struttura a Roma si inventano la lotteria nell'arena, per l'appunto con ricchi premi in palio questo appartamento nel regno degli dèi appena costruiti. Lotteria a Roma e trasferimento coatto in Gallia per il vincitore. L'organizzatore dei giochi si comporta come un presentatore, come un imbonitore. Infatti, ho letto da qualche parte che quel personaggio è praticamente una caricatura di un vero presentatore televisivo di quegli anni. E poi ostacoli di ogni tipo, pasticci che adesso. Tutto nel miglior repertorio, dal mercato con i prezzi che salgono, pesci in faccia, liti, perché ogni speculazione edilizia degna di questo nome fa salire i prezzi. Poi ci sono le liti condominiali, o meglio l'uso strumentale che viene fatto delle medesime per ottenere ciò che si desidera. Insomma, c'è tutto il repertorio completo. Fantastico. Alla prossima storia.